Nella penultima tappa dei trofei MP Exhaust Mass, calcolatrice alla mano, si inizieranno a fare i primi conti e si inizierà a capire chi avrà vinto e chi avrà più possibilità nell'ultimo round a Cremona. Adrenalina 1000, si torna nella cornice del Tazio Nuvolari a Cervesina. Tanti piloti coloreranno questa torrida giornata di fine luglio, ma siamo sicuri che tutti riusciranno a dare il loro apporto per renderla indimenticabile. Ora però è il momento, tutti in sella, non bisogna mollare nulla e sperare fino alla fine, perché per molti di voi i sogni possono diventare realtà. Ragazzi, ho visto Michele Filippi, ho sentito la parola Paul. Michele, spiegami. Hai sentito bene. Non sono in pole, sono secondo, per soli 20 centesimi. Ho fatto 1,21,2 e Saltarelli è in pole con 1,21,18, quindi 20 centesimi. Però per quasi tutta la run sono rimasto in pole. Sono felicissimo perché ho raccolto finalmente, dopo un po' di tempo, tutti gli sforzi e sacrifici. È stato bravissimo anche Ferrari, il mio pilota di punta, che è a 1,21,2 come me, ma di qualche centesimo più alto. Quindi Bikers d'accordo nella 600 Open, questo giro è secondo e Ferrari terzo. Siamo contenti perché abbiamo davanti un Saltarelli che corre nel National ed è un pilota di tutto rispetto. Quindi siamo al settimo cielo, possiamo giocarcela, possiamo fare bene. Allora, quando si dice che chi semina raccoglie, tu ne sei la dimostrazione, giusto? Guarda, sì, ci ho creduto tanto, ho lavorato tanto, sto dietro a tutti i miei ragazzi che corrono, faccio tante cose per tutti e mi sono dedicato un po' meno tempo, perché il team cresce e devo ovviamente, prima o poi dovrò anche fare altre cose, però ho puntato l'obiettivo, ho lavorato sodo, grazie anche a Ferrari che mi è dato un buon traino anche durante questa qualifica e anche nelle prove, sono ritornato in prestazione, sono veramente al settimo cielo. Stavo centrando la pole 20 centesimi da Saltarelli, a 44 anni posso dire che è una cosa che mi rende veramente fiero di me stesso, felice. Ragazzi, ma che bello è vederlo così, grazie Michele. Grazie a voi, grazie a tutti. Quarto appuntamento anche per la 600 Open Stock in quel di Cervesina, circuito Tazio Nuvolari, 2805 metri, doppia gara interessantissima con il poleman Simone Saltarelli che si sta gettando all'inseguimento di chi lo precede in classifica generale e ci proverà sin da subito 1,27,769. Al suo fianco un ottimo Michele Filippi che ha chiuso in 1,21,205, 5 decimi da Saltarelli, un ottimo intertempo per Filippi che si proverà a giocare tutte le sue chance in gara anche per provare a vincere la gara, a recuperare quel gap dal poleman. A suo fianco Michael Ferrari, 1,21,225, pensate, 20 millesimi di stacco da Filippi per Ferrari, e anche qui Ferrari proverà o perlomeno dovrà provare a giocarsi le sue chance per restare in scia o comunque cercare di provare a strappare il titolo per quanto riguarda la 600 classifica generale. Seconda fila che si apre con Alessandro Pozzo, 1,21,773, Gioia 1,22,229 con la sua numero 291 e al suo fianco Bianucci che deve cercare di rintuzzare, rimediare in qualche maniera ad un circuito che probabilmente non gli va particolarmente a genio, 1,22,361. Terza fila che si apre con un Alex Marley di cui si parla un gran bene nel circuito, 1,22,986. A suo fianco Edoardo Fiore, 1,23,106, primo a scendere, o meglio a salire sopra il muro dei 23. A suo fianco Davide Felappi con la 312, con la sua moto 312 di Carena, 1,23,285. Apre la quarta fila Osler, 1,23,717. Bocenti, 1,23,912, non ha trovato un grande feeling con questo circuito, ma proverà sicuramente ad insidiare le posizioni di metà classifica. Serra 1,24,149 a chiudere, Jacopo De Maria quinta fila 1,25,992. A questo punto, come sempre, classiche interviste pre-gara, poi noi siamo qui pronti a vedervi volare, ragazzi, della 600 Open and Stock. Ciao Michele, sei stato molto veloce nelle qualifiche, cosa ti aspetti dalla gara di oggi? Almeno un podio, speriamo almeno di fare podio. Ci proviamo. In bocca al lupo. In bocca al lupo.
Ben ritrovati da Cervesina, il quarto round del Trofeo Moto Estate. Qui al mio fianco Andrea Tomio. Ciao ragazzi, ben ritrovati. E allora Andrea, partiamo perché c'è la 600 Open con un Simone Saltarelli che parte con i favori del pronostico. Una pole position per lui in 1.27, poi Filippi e Ferrari a chiudere la prima fila. Pozzo Gioia, Bianucci, Marley, Fiore, Felappi intanto si allontanano con le bandiere rosse, si accendono i semafori, si spengono, via, partiti, qualche impennatina di troppo, Saltarelli ha attraversato tutta la pista per prendersi la prima posizione. Ottima partenza di Simone Saltarelli. Sì, diciamo che si fa così per fare in modo di non farsi sorpassare, ecco. È un po' pericoloso però, ecco. Però sì, diciamo che è un po' la maniera per chiudere e riallargare per non farti... È una grande resa però, quella da parte di Simone Saltarelli, che deve per forza di cose cercare di vincere tutte e due le manche per provare a ribaltare gli onori del pronostico. Poi in vista della classifica finale faremo dei calcoli, Andre, con Bianucci intanto che è un diretto concorrente fondamentale per lui, sarà riprendersi diverse posizioni. Michele Filippi che partiva dalla seconda posizione, sì. Non ha avuto un grande spunto però, Però sta recuperando. 4, 5, 6, settimo, sta provando a riprendersi la sesta posizione. Inizia a volare Simone Saltarelli. Ti dicevo Andre, doppia mancia, meglio di 12 giri. Però sì, qui i punti iniziano a diventare pesanti, scottano in alcune categorie. Abbiamo commentato in 300 Super Sport, Davide Conte ha già vinto, il campionato, sì. In altre categorie però è tutto ancora da scrivere. Sì, diciamo che dopo queste due manche probabilmente i conti potrebbero essere fatti per davvero, sì. Quindi staremo a vedere. Saltarelli probabilmente ha il passo per star lì davanti, forse anche per provare a scappare. Sì, forse sì. Saltarelli, Ferrari, Gioia, inizia a esserci anche un certo tipo di margine di distacco. Bianucci quarto, Filippi quinto, ha scavalcato Marley e Felappi. Si parla un gran bene di Marley, un pilota sotto, diciamo, l'ala protettiva di Bradley Smith, se non erro, mm-hmm. E Claudio Corti, che se lo stanno cercando di coltivare nella maniera più corretta possibile. Hanno sono transitati per quanto riguarda il primo giro. Andre, mi sembra occhio che Saltarelli stia iniziando già a menare le danze e stia creando un bel gap, un bello stacco rispetto al resto della compagnia. Sì, l'unico che sta cercando di tenergli testa è un po' Ferrari, anche se... Che vediamo qua inquadrato. Sì, anche se vediamo che già dal primo giro ha preso, penso, qualche metro, comunque un po' di margine. E adesso inizieremo a vedere qualche riscontro cronometrico per capire un po' le differenze in gara. Intanto Saltarelli sta continuando a fare bello e cattivo tempo. Andiamo anche un po' a vedere la classifica in mezzo, Andre. Gioia terzo, però si sta formando un bel gruppettino lì per la terza piazza. Vedo Bianucci che sta iniziando a mettersi col fiato sul collo a Gioia. Ha bisogno di punti importanti e fondamentali. Bianucci con dietro Filippi, poi Felappi, Marley, Osler, Pozzo, Bocenti, Fiore. Raffronti 20 e 8 Saltarelli, migliora quasi il tempo della qualifica. Andre 21 e 9 Ferrari, non ci sta dietro un secondo e due. Distacco praticamente anche perché è più vicino al 22 Ferrari. Pozzo addirittura ha girato in 22-3, in 23 quasi. Filippi 22-1, Bianucci 22. Sono tutti tempi molto 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 alti, Andrea. Sì, rispetto a sicuramente a Saltarelli che sta, attenzione Filippi. Filippi l'ha passato, ha passato, sì, Bianucci. Sì. Bianucci, per Bianucci è veramente una gara che diventa, non ti dico da dentro fuori, però si salta Filippi, rimonta, grande. Mamma mia, doppio sorpasso Filippi contro, scavalcato da Gioia. E passa anche Bianucci intanto. Se ne stanno dando in santa ragione là dietro. Saltarelli sta provando a scappare. Ferrari sta provando a sfruttare quella bagarre per la terza piazza per mettere dei secondi importanti tra sé e il resto della truppa. Gioia, Bianucci e Filippi si stanno divertendo come tre mattarelli. Assolutamente sì, ma loro si divertono di più. Probabilmente quello che si sta divertendo un po' meno davanti ai Saltarelli, anche se comunque quando sei in prima posizione ti stai comunque divertendo. E il bello è che sta facendo i tempi della qualifica praticamente. Saltarelli sì, anche perché qui fa 1.20.843. 21.6 Ferrari. Vuol dire che con spazio Ferrari non sta dietro a Saltarelli. Però se non altro non è così importante il gap che Saltarelli sta prendendo. Dietro invece è una macumba. 22.1 Bianucci, 22.6 Filippi.
sto guardando un po' di tempi da parte di tutti quanti. Felappi non ne parliamo, 23-4. Gioia ad esempio, che sta provando a restare col gruppo, 22-7. Quindi sono un po' lontani. Tempi decisamente lontani. Ma adesso si stanno continuando. Bianucci ne ha scavalcati due. Ha scavalcato Filippi e Gioia. Filippi dove passa? E non riesce, perché Gioia gli richiude lo spazio. Siamo a un terzo di gara, si stanno divertendo tantissimo. Io ti dico anche la verità, Andre, per fortuna che ci sono loro. Certo. Bravissimo Simone Saltarelli, col quale ho fatto la cronaca di altre gare durante l'avvenimento. Però figlio mio, stai andando come un razzo, commenteremmo poco. Se ci fosse una MotoGP, il riquadrino di Saltarelli lo vedremmo che va via tranquillo e sarebbe finita lì. Filippi, adesso è Filippi di nuovo quinto, Andre, con Bianucci che ha scavalcato Gioia. Sì. Perché Bianucci è davanti a Gioia. E allora a questo punto ti chiedo, dobbiamo capire se Bianucci ne ha per provare a inseguire Ferrari, perché mi sembra che si è liberato e sta provando. Sta venendo su abbastanza forte, adesso bisogna 22-1. Qui ha fatto 22-1 per Bianucci. E Ferrari 22-6. Ferrari 22-4. Allora potrebbe arrivare, tre decimi li ha presi. Potevo un po' una sbandatina. Sì. Skoda Ferrari. Potrebbe arrivare Bianucci. Probabilmente il box a Ferrari ha anche detto occhio, perché sta rinvenendo Bianucci. Occhio che Ferrari e Bianucci poi se la giocano anche ai punti per la classifica finale. Perché qui Bianucci ha praticamente preso Ferrari, non ho visto male, è praticamente ad un passo da Michael Ferrari Bianucci. Adesso vediamo. Beh, Bianucci ci vuol provare, perché giustamente in ha visione del campionato. Ha bisogno di quel secondo posto, Sì, assolutamente. Vediamo, mamma mia, sono vicinissimi tutti quanti. Noi vediamo un primo piano, meglio, una visione panoramica del Tazio Nuvolari di Cervesina, 2805 metri di percorrenza per 12 giri quando siamo al quinto. Tra poco verrà ultimato da Simone Saltarelli. Siamo live con Michael Ferrari, che sta cercando di tenere disperatamente la seconda posizione. Dobbiamo capire, Andre, quanto ne abbia Bianucci per provare a star dietro Ferrari. Sicuramente andrà a prendere Saltarelli, no, però si è messo francobollato Ferrari adesso. E l'ha attaccato, adesso c'è da capire se ne ha meno attaccato un rispetto meno a quanto pensassimo, inquadratura è meno. Decisamente meno, anzi. Anzi, sta arrivando Filippi. Esatto, è più Filippi che si sta mettendo alle spalle. Prima abbiamo avuto un'inquadratura, ovviamente ci ha fregato da lontano. È vero. Quell'inquadratura, Filippi! Esterno! È caduto Michele Filippi. Esterno! E qui mi sento di dire, Andre, che per me ha veramente osato troppo provare il sorpasso. In quella situazione si è allargato troppo, ha perso la linea più che altro. Non era più nella linea ideale, si è allargato un po', forse per provare a passare. E niente. Non è andata, purtroppo. Purtroppo. Quindi per Bianucci in questo momento non ha più il fiato sul collo di Filippi. Di Filippi che è caduto. Eh sì. Filippi che è caduto. Allora a questo punto cambia totalmente la gara. E a questo punto però diventa Ferrari Bianucci, Andre, perché è Bianucci adesso che deve stare, mettersi lì a martello, a squalo e stargli dietro. Intanto stiamo vedendo qualche slow motion della gara e al termine di gara 1 non faremo un'equiparazione, Andre, per quanto riguarda i punti. La faremo successivamente, anche perché poi ci servirà per iniziare a capire quello che è e quello che sta succedendo nella classifica. Adesso Bianucci si getta evidentemente a capofitto alle spalle di Ferrari, provare a prendersi 20 punti, perché a questo punto di 20 punti si tratta, vista la fuga di Saltarelli, che sarebbero però importantissimi, Andre, almeno per ricucire lo strappo. Direi proprio di sì. Sta faticando un po', però è lì, vedi, in questa parte è un po' più scorrevole. Sì, prima ha fatto 21.6 Bianucci, 21.9 Ferrari. Adesso ultimamente Bianucci, il suo best lap è 21.4. Quindi vuol dire, Andre, che lui è in gara, si è ripreso dopo un avvio però completamente a questo punto sbagliato, perché ha avuto dei passaggi a vuoto all'inizio Bianucci. Sì, infatti, guarda che immagine. Eccolo lì, adesso sì che è vicino. E sai da cosa te lo dico? Anche dall'allontanamento da parte di Gioia, che mi sembra non riuscire a star dietro Giacomo Gioia. 22.5 per Gioia, anzi no, 22.1 per Gioia, 21.9 Ferrari, 21.5 Bianucci, che ha preso altri 4 decimi. Sta cercando anche di trovare lo spazio per sorpassare. Ti richiedo, Andrea, abbiamo già una domanda che ti faccio spesso: ci sono dei punti dove è più facile scavalcare in questa pista?
Sì, tipo nella frenata, questa qua prima del tornantino, che è una curva molto lenta, sicuramente. E poi dopo il rettilineo c'è una lunga curva destra dove c'è un'altra frenata là in fondo, che si possono vedere molti sorpassi. E qua nella S veloce è un po' più difficile, anche se abbiamo visto prima Filippi che qualche sorpasso l'ha fatto. E basta, più o meno sono punti questi, di sorpassi. Sì. C'è anche da dire una cosa, Andre, perché Saltarelli ha un ritmo abbastanza martellante sul 21 basso. Sì. Non è che stia facendo un solco. Il problema probabilmente è stato veramente quella lotta fratricida tra Ferrari, Bianucci, più che Ferrari, tra Bianucci, Gioia e Filippi, che ha bloccato totalmente Bianucci, perché Saltarelli o si sta veramente tenendo o non è che sta andando a 20 e 5 che dici sta io facendo. Io penso che la differenza di Saltarelli è stata fatta nei primi giri, dove è entrato e ha martellato subito un 20, primi due giri, esatto, dove ha preso del margine, mentre gli altri erano lì un po' in mezzo. Lui ha preso subito del margine facendo dei giri tipo qualifica da subito. E poi però si è stabilizzato, posso andare tranquillo e gestirmi la gara. Domanda, Andre, siamo a due terzi della gara. Bianucci, ahi, attenzione, sta provando ad entrare interno. Bianucci non riesce. Questo è uno dei punti che Andrea Tomio ci diceva essere propizio per quanto riguarda un eventuale sorpasso. Andrea, ho visto prima Bianucci che alla fine del rettilineo si è iniziato a far vedere alle spalle ed evidentemente inizia un po' a mettere pressione anche perché, a Ferrari. Insomma, iniziamo a entrare nell'ottavo giro, quasi nel nono, e mancano poi tre giri alla fine. Dunque, non è che c'è tutto questo spazio e questo margine, esatto. Però sono lì adesso sono veramente attaccati. Sì, in questo punto si vede come in inserimento Bianucci è un pelo più scorrevole rispetto a Ferrari, ma poi perde qualcosa in uscita. Sì, invece nelle posizioni, nelle retrovie, Pozzo è venuto bene su, quinto. Pozzo partiva dalla quarta posizione però, quindi in realtà ha avuto forse magari qualche tentennamento. Marley sesto, Osler settimo, Felappi, Bocenti, Fiore, Serra. Saltarelli ottavo giro, che ultima 21 e 9, 21 e 5 Bianucci, quindi il ritmo lo ha molto più importante Bianucci, ma quello spazio che si è guadagnato Saltarelli non lo vai più a riprendere, anche perché la lotta adesso è Ferrari-Bianucci, e anche perché Ferrari sta diventando veramente un osso duro, durissimo per Bianucci a scavalcarlo. E bisogna anche capire quando proverà a questo punto Bianucci a scavalcarlo. Eh certo, infatti Gioia si è allontanato, Andrea, Gioia si è allontanato decisamente. Guarda che in un attimo c'è stato un frame, un secondo, mi sembrava molto vicino. Molto vicino, ma non l'ho ancora scavalcato, non l'ho ancora scavalcato. Questo è Michael Ferrari che riesce a tenersi davanti ancora a Bianucci. Sarebbe un peccato anche per Ferrari, che ha condotto tutta la gara in seconda posizione, vedersi scavalcare da Bianucci. Sono vicinissimi, li abbiamo visti con la coda dell'occhio. Si vedono, sì. Sono quasi appaiati, quasi però. I due ragazzi che stanno cercando di dar vita ad una bellissima gara, e ci stanno evidentemente anche riuscendo, eccolo qua Michael Ferrari. Ancora le immagini che indugiano su Saltarelli, la chicane da parte di Saltarelli che sta conducendo una gara in solitaria dal primo giro. È sicuramente una delle gare non più entusiasmanti, ma con molta verve che viene corsa, sì, Andre. È vero. Non c'è quello spettacolo che abbiamo visto in altri appuntamenti. Guarda. Forse no, è ancora lontano. Si fa vedere. Sempre in traiettoria. Io penso che però adesso sia arrivato però tra un po', Andre, il momento di una nuova spacca. Sì, deve provarci adesso se vuole provare ad andare davanti. Se no dopo diventa effettivamente un po' un problema, perché manca poco. Ho visto che all'interno di tutto il weekend molti piloti interpretassero diversamente alcune linee proprio. È vero. Noi lo stiamo notando da quando stiamo commentando. E anche ad esempio adesso ho visto Saltarelli in uscita dal rettilineo finale. Prende una strada abbastanza particolare, va larghissimo per poi entrare dentro quasi come un disperato. È vero, a questo punto probabilmente gli permette anche di guadagnare qualche centesimo importante poi sugli intertempi. Sì, alla fine qua si va a cercare il millesimo, il decimo, si va a cercare la spanna di strada. Per cercare. Guarda che non è qui lontano. Si avvicina tantissimo. È vero, mi ricorda tantissimo qualche gara che abbiamo commentato in precedenza, dove in alcuni tratti anche la CRV, dove si avvicinavano tantissimo l'un con l'altro e poi magari in un altro tratto però si staccavano perché non c'era quell'aderenza
Tra un po' siamo nell'undicesimo giro, Saltarelli chiude il decimo, 21.6. Sta tenendo un buon ritmo comunque Saltarelli. Ha deciso di... Rivedersi. Si stava facendo rivedere Bianucci. Non so se lo ha scavalcato. Non penso che lo abbia scavalcato. No, c'è ancora Ferrari davanti. Oddio, ha preso una sbandata. Vediamo se passa Bianucci. No, non passa Bianucci. No. Gli chiude probabilmente ancora la porta. Qua è andato largo però, Andrea. Molto largo. Niente da fare, non passa ancora Bianucci, lo sta studiando. Adesso sono due giri, Andrea, però, sono due giri pieni, pienissimi, dove Bianucci lo studia, adesso è vicinissimo davvero. Forse è arrivato il momento, la resa dei conti tra Ferrari e Bianucci. Perché adesso Ferrari è nel momento di difesa. Ma difesa strenuissima, sì, e Bianucci nel momento di attacco. Ma nell'attacco forte. Poi bisogna vedere nel momento in cui dovesse anche Bianucci passarlo, Andre, se Ferrari riesce ad avere quella botta, quella risposta sul tempo per riuscire a riprendersela quella posizione. Beh sì, quando sei, diciamo, dietro e hai la carrottina davanti è un po' più facile inseguire. Quando invece sei davanti a far tu la strada, è un po' più difficile. Però esatto. Vediamo cosa succede. Se dovesse passare. Mamma mia, rischi che sta prendendo, però. Adesso sta prendendo dei rischi veramente, veramente impetuosi. Saltarelli ancora davanti. L'ultimo giro. Andre Bianucci si appaia. Vediamo che cosa succede. Cerca di andare esterno Bianucci. Non entra ancora. Sta proteggendo un pochettino Ferrari, giustamente, perché in questo momento. Adesso sono vicinissimi, Andre. Sono vicinissimi Bianucci esterno. È andato largo. Chissà che non si sia giocato l'ultima, l'unica chance per provare a scavalcare Ferrari in una sfida incredibile. Quella per il secondo posto che ci sta tenendo incollati. Qui. Per la 600 open stock. Adesso un po' più lontano Bianucci, Andre. Chissà che non l'abbia studiato bene per provare un altro attacco qui. È difficile adesso, perché arriva la parte però c'è ancora qualche punto per il sorpasso. Il doppio sinistra potrebbe essere un altro vediamo Andre. Mamma mia Ferrari come scoda. È vicinissimo Bianucci, non lo è mai così stato. Prova ad andare interno. Eccolo. Bianucci lo ha passato. Bianucci ha scavalcato Ferrari. Bianucci ha passato Ferrari, attenzione, perché si è messo davanti. Vediamo Ferrari che ci prova. Ferrari interno. Vediamo, va esterno sul cordolo, lo tocca, però ripassa Bianucci. E qui siamo alla fine praticamente del giro. Tra poco comparirà Saltarelli e vedremo chi è passato tra i due. Vince Saltarelli. Secondo Bianucci, terzo Ferrari. Grande sfida dietro. Arriva anche Gioia con un distacco non così importante. Esatto. Chissà se non se la potesse giocare, ma che bella sfida. Super Saltarelli. Bellissima sfida Bianucci. Ferrari un po' arrabbiato, giustamente. Gioia contento, passano Marley, Felappi, Andre. Bellissima gara, Saltarelli, Bianucci, Ferrari. Fondamentale per Bianucci fare quanti più punti possibili, anche perché adesso devi andare a giocare tutto con Saltarelli. E ci vediamo poi in gara 2. E allora a questo punto Saltarelli, Bianucci, Ferrari, noi ci vediamo in gara 2. Sarà uno spettacolo la 600.